Oggi al Centro Allende si tiene la presentazione ufficiale del Masterplan. Grazie a questo Masterplan sono stati selezionati ben 44 progetti che serviranno, diciamo, a migliorare le condizioni della città. Queste decisioni, questi progetti a che cosa porteranno? Il nostro auspicio, quello di tutti i partecipanti a questo progetto Spezia 20.20, c'è appunto il miglioramento della qualità urbana della città. Sono 44 progetti che hanno un approccio molto concreto, cioè è individuato l'obiettivo, quelle che sono le tecnologie di riferimento, le metriche di riferimento per misurare l'efficacia di questi progetti e soprattutto la finanziabilità degli stessi, che può andare dal finanziamento interamente pubblico alla partecipazione a bandi comunitari piuttosto che a partnership pubblico-private, che è la grande innovazione della nuova programmazione comunitaria. Quindi non soltanto l'idea di trasformazione, ma anche le modalità con la quale si può fare, si possono realizzare questi progetti. Ricordo che l'ammontare degli stessi cuba oltre 150 milioni di euro, quindi questo derivano da finanziamenti pubblici, ma anche soprattutto da finanziamenti privati che possono essere attivati. Quindi un grosso lavoro da fare davanti, ma anche una base di partenza molto solida. Cosa significa per la città avere questo Masterplan? Beh, significa poter dare una spinta importante ad un processo di cambiamento che non solamente è già iniziato, ma è già molto avanzato. La città è cambiata. Che se ne dica, molte delle sue condizioni di fondo, della sua economia, del suo tessuto sociale, delle sue prospettive sono profondamente modificate. In questi anni ci sono stati, nonostante siano stati anni difficili di crisi, ci sono stati cambiamenti molto importanti e dunque adesso si tratta di dare più vigore, una spinta importante e decisiva in modo che non ci sia, come dire, l'impaludarsi, in modo che non ci sia l'arretrare a questo cambiamento che appunto è già avvenuto. A questo punto come cambierà ancora la città? Beh, diciamo che per seguire il titolo diventerà più smart, cioè diventerà ancora, come dire, sotto molti punti di vista, di maggiore qualità. Ecco, il vivere urbano, la qualità del vivere urbano sarà più alta sotto tutti i punti di vista, della mobilità, dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista anche della socialità, dell'informazione, della partecipazione dei cittadini, dal punto di vista poi direi anche delle sue economie. Cosa voglia dire, che cosa significhi Smart City, lo sapete.